Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della Cervinia Ski Sprint, presentazione per modo di dire, perché ormai siamo già con i lavori ben avviati, manca poco alla gara. Buongiorno Federico Pellegrino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, good morning, Ludde Jensen. Buongiorno. È la sfida di questa seconda edizione della Cervinia, in programma in origine ad inizio gennaio, poi il vento ha costretto un po' tutto quanto a fermarsi, c'è stato solo un posticipo, lunedì di Pasquetta, una scelta non casuale. Federico, un giorno comunque interessante, perché è fine stagione, perché siete un po' più rilassati, perché c'è il tempo di godersi meglio questo spettacolo. Sì, la stagione è stata lunga, impegnativa per tutti, però questo è il momento più adatto per affrontare l'ultimo impegno, diciamo così. È una festa più che altro, un bel momento per incontrarsi anche con avversari stranieri, e quindi è una festa dello sci di fondo valdostano. E no. Sfida italo-norvegese, tu sei lo sprinter dell'anno, 3 vittorie in Coppa del Mondo, un podio ai mondiali, la medaglia di bronzo, il terzo posto finale nella classifica sprint, ma oggi non sei il favorito. Certo che no, la Cervinia Ski Sprint è tutt'altro che le sprint di Coppa del Mondo che svolgiamo noi. Qui si parla di uno sforzo fisico intorno ai 30 secondi, mentre invece le mie sprint si aggirano intorno ai 3 minuti. C'è anche una differenza di gesto tecnico, e sicuramente oggi potremo ammirare la migliore espressione di questa disciplina delle sprint corte sugli sci, e l'abbiamo qui l'uomo più veloce del mondo sugli sci, ed è un onore comunque sia per me poter gareggiarvi contro. Ci sarà anche il vincitore uscente, cioè François Vérin, che lo scorso anno, Federico, proprio insomma fu una bella lotta decisa quasi al fotofinish. Il tuo favorito è Ludde Jensen? Certo che sì, però in Italia oggi schiera comunque sia i suoi migliori interpreti delle sprint, e non solo per quel che mi riguarda, ma anche il vincitore della prima edizione della Cervinia Ski Sprint, François Vierin, ma abbiamo anche il vincitore dei mondiali junior nella sprint di Skirol, e che si tratta di una sprint diciamo molto simile a questa, ma anche podi in Coppa del Mondo con Fulvio Scola e Michael Rastelli, quindi sicuramente l'Italia schiera un bel gruppo nutrito per cercare di battere il favorito numero uno, Ludde. The favorite, Ludde Jensen. Ludde, good morning, and the first time in Cervinia for you. Yeah, it's the first time, and it's beautiful here. It's the mountains are big, and it's good sun on the sky. So yeah, I like it. Is it usually for you to race for 200 meters? Yeah, I do the roller ski World Cup races in 200 meter sprint, and then back in Norway and Sweden we are competing in 100 meters on skis. So it's the same thing. It's a short sprint and it goes fast. So. What do you think about this Cervinia Ski Sprint? I think it's great, and you got some good skiers here, Pellegrino and other Italian skiers. So I think it's really good, and the atmosphere will be great. So with the crowd and the sun, and yeah, I like it. For Pellegrino, it's a fantastic season. Yeah, really good. I think it was 3 victories this year. Yeah, it was best in the World Cup, I think, with Bransdal maybe, the same 3 victories, so it's really good. And I think that's maybe a really positive thing for the Italian skiers. So that's good. And the whole cross-country scene in general. Ludde, who win the challenge with Federico? I hope I win. But he's good, so you never know. He's also fast, so yeah, it will be, I think it will be close, really close.